Buongiorno a tutti miei cari amici e bentornati nella mia cucina. Per le prossime feste cercate un piatto di mare facile, gustoso e sfizioso da presentare nelle grandi occasioni, ma anche nelle cene tra amici. Oggi voglio proporvi gamberoni gratinati, il successo è assicurato. E ora cosa aspettate? Allacciate il grembiule e via con la ricetta. Noi ci vediamo prestissimo, un bacione a tutti, ciao e alla prossima ricetta! Ho lavato i gamberoni e li ho tamponati con la carta assorbente. Aiutandomi con le mani, elimini il carapace, mantenendo però la testa e la coda. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia ben affilato incido delicatamente il dorso e estraggo senza romperlo il filino nero, l'intestino. Ora che i gamberoni sono pronti, preparo la marinatura. Metto in un piatto fondo circa 4 cucchiai di olio. Aggiungo il succo di un limone, circa 30 ml. Insaporisco con del sale e pepe quanto basta. Con l'aiuto della forchetta mischio bene il tutto. Passo ogni gamberone per bene nella marinatura, lascio marinare per circa 5 minuti. Nel frattempo preparo la panatura. Metto in un piatto fondo 100 g di pan grattato, aggiungo un pochino di aglio granulare e a seguire unisco un ciuffo di prezzemolo tritato finemente. E la buccia grattugiata di un limone. Mischio bene il tutto. Passo per bene i gamberoni nella panatura appena preparata. Dispongo sulla teglia da forno rivestita con carta forno. Condisco con un filino di olio evo. In forno a 200 gradi per 15 minuti, non di più, mi raccomando. Ecco miei cari amici, i gamberoni gratinati sono pronti. È un piatto di pesce profumato, goloso, facile da preparare, perfetto per qualsiasi occasione. Potete utilizzare sia i gamberoni freschi che congelati. Per una panatura ancora più golosa potete aggiungere dei pistacchi in granella o farina. Se amate questo crostaceo resterete stupiti da tanta bontà. Miei cari amici, buone feste e alla prossima!